Quei rami bassi, mezzi secchi, mezzi defogliati, non li vorrai tagliare? Ciao a tutti, io sono Francesco, podatore certificato. Ha smesso di piovere e è iniziato a grandinare, quindi siamo chiusi in casa. C'ho un sacco di lavori da fare, non so quanti olivi c'ho da potare in giro. Vabbè. Oggi parliamo di un tipico errore che vedo spesso fare. Prima di iniziare, almeno iscriviti al canale. Guarda come si fa qua sotto, clicchi su mi piace, clicchi su iscriviti, clicchi sulla campanellina e sei a posto. Quando andate a riformare una pianta, e supponiamo che questa sia una branca, piante magari abbandonate da un po' di tempo, cosa succede? Proprio per come è fatto l'olivo, tendono a prendere vigoria le parti alte dove c'è maggiore luce a discapito di quelle basse che vanno un po' prima a defogliarsi e poi a lungo andare anche a seccarsi. Quindi molti cosa dicono? Vedono dei piccoli rami deboli e con poche foglie in basso, mentre sopra ci sono dei bei ramoni grossi, belli rigogliosi, qua c'è tutta la cima, magari ci sono anche delle ovviamente dicotomie qua, quindi il grosso della chioma diciamo è qua in alto e sotto c'è poco e niente, diciamo, no? E allora cosa dite? Ma sono mezzi secchi, li tagliamo, trang, trang. Eh no, sono proprio questi che bisogna far crescere. E come facciamo a ripristinarli, a farli allargare? Perché sono quelli più bassi, quelli dove ci viene più comodo raccogliere. Se li togliete poi vi tocca raccogliere 2 metri più in alto. Quindi, come si fa a far ripartire questi rami qui? Semplicemente bisogna togliere vigoria, quindi apporto di linfa alle zone alte, quindi iniziamo dal togliere le dicotomie, quindi in questo caso questa, come abbiamo già visto in altri video peraltro, dobbiamo dare luce a queste branche. Ora, possiamo fare in due modi, o andiamo ad eliminare quelle in alto che sono più grosse, però se ce n'è tante, non eliminarle tutte, cioè creiamo un grosso divario, cioè andiamo a distruggere quello che è il rapporto chioma-radice, che comunque nella fase di riforma è normale, però insomma sarebbe un intervento un po' esagerato. Quindi o facciamo dei tagli di ritorno, quantomeno, qualcheduna, se ce n'è troppi, li eliminiamo. Partiamo dall'eliminare eventualmente quelli più alti, che sono i più dannosi. Iniziamo a ridurre al massimo l'apporto di linfa in alto, quindi quelli più alti li andiamo a togliere e quelli più bassi magari andiamo a fare dei tagli di ritorno dove c'è già un rinnovo pronto, in modo che togliamo tutta la parte che ombreggia la parte sotto, così praticamente questo, anche se è grossa, è uguale, per ora la lasciamo. Perché magari qua ci sono tanti rametti, ci fa un po' di olive e soprattutto le foglie, come sappiamo, alla pianta servono. Qui c'è un rinnovo e così abbiamo dato luce alle parti basse che, riavendo giù luce, potranno fare nuovi germogli, sbocceranno le gemme, si creeranno nuovi rami e quindi questa parte vedrete che negli anni successivi si inizierà a riallargare molto. Però dovete anche fare un'altra cosa, dovete assottigliare più possibile la cima. La cima è la parte che serve alla pianta, serve avere una cima, ma la cima deve essere più assottigliata possibile, in modo che arrivi meno linfa possibile in alto. Quindi in questo caso abbiamo già tolto una dicotomia, se ce n'è un'altra in alto la togliamo, fino a che non arriviamo ad avere la nostra cima pulita. Ok? Quindi qua i diametri vanno a ridursi, qua se c'è qualche rametto piccolo ovviamente lo lasciamo, quelli più grossi li abbiamo tolti e nel giro di poco, 1 anno, 2 anni, 3 anni, vedrete che qua sotto si riallarga e riabbiamo il vaso policonico. A volte i rami bassi sembrano secchi, ma sono solo defogliati perché non arriva luce e quindi si defogliano. Però prima di tagliarli fate attenzione, perché se sono solo defogliati gli date luce e quelli rigermogliano. Io spero di essere stato chiaro, questa è proprio una cosa fondamentale per quando si inizia a fare una riforma. Quindi quando avete dei dubbi che state per potare una pianta magari malmessa, partite sempre da ridurre le parti alte. Le parti basse, anche se c'è un po' di secco, è uguale, non è importante. L'importante è ridurre le parti alte. Ti è chiaro? Hai capito? Spero proprio di sì. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e ti aspetto al prossimo video. Ciao!